grande, grande, figlio Giustino ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Se io temo lui è sicuro e non ha paura mai, è l'amico più sincero, sa che ti segue ovunque vai. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Però talvolta lo sfuggo e voglio fare da me, ma crolla presto il mio mondo, perché lui è più forte di me. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, forte anche di un re. Una volta io credevo di poter amare da me, non pensavo e non sapevo che non può nemmeno un re. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Però talvolta lo sfuggo e voglio fare da me, ma crolla presto il mio mondo, perché lui è più forte di me. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Cominciamo l'incontro guardando 6-7 minuti di un film Quo Vadis, poi vedremo perché. Imperatore e Pontefice Massimo,
non ti addormentare. Ti sarò vicino più che potrò. Vuoi dare il segnale, o divino? Sembrano diversi dagli altri mortali. Quel Pietro lì ha stregati, non c'è dubbio. Sì.
quell'uomo, Pietro, faremo qualcosa di speciale apposta per lui. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qui. Il titolo di stasera è Perché diventavano cristiani. Non sarà una presentazione del libro di Bardi storica, non ci interessa così tanto. Infatti il titolo della serata è Perché diventavano cristiani, perché esserlo oggi. Abbiamo proposto questo spezzone di Covadis, dove c'è questo giovane Peter Ustinov, straordinario, che fa Verone, non tanto per far rilevare che ancora oggi cristiani sono perseguitati, che è vero, ma perché ci ha colpito la scena proprio del canto dei cristiani e lo stupore che suscitava questo nel volto di Verone stesso e anche degli spettatori dell'arena, che molti godevano di questa vista atroce, ma qualcuno cominciava a provare ribrezzo, come avete visto. Allora, la domanda è, ma perché diventavano cristiani? Perché il cristianesimo comunque è affascinante? Perché qual è stato il fascino del cristianesimo? E che cosa hanno incontrato le persone che si convertivano al cristianesimo? Questa è la domanda da cui siamo un pochino partiti e è la domanda che ci facciamo anche oggi, se anche oggi il cristianesimo, noi cristiani siamo capaci, possiamo rappresentare, come dire, lo stesso fascino anche oggi, al giorno d'oggi. Per questa domanda cominciamo l'incontro di stasera con Don Gianluca Attanasio. Applauso. Parco a Santa Giulia a Torino, che ovviamente ci tiene a dire che non è uno storico, ma noi ci teniamo a dire che non ne vogliamo sapere niente di storia, ci piace sapere una testimonianza di che cosa vuol dire il fascino del cristianesimo oggi. Vi ringrazio di avermi invitato, così ho avuto modo di leggere il libro che, essendo un bel tomo, devo dire che sono stato contento alla fine di leggerlo. E la domanda da cui partiamo è certamente una domanda molto sentita negli ultimi anni da tutta la cristianità occidentale, soprattutto europea. Com'è possibile, come possiamo raggiungere un mondo che sembra allontanarsi progressivamente dalla fede? Questa è una domanda che chi vive nella Chiesa si pone. C'è chi dice ormai siamo in un mondo pagano e non dobbiamo pretendere troppo, dobbiamo rinunciare alla nostra identità per dialogare con gli altri, e ci sono tanti dei, c'è una concorrenza, c'è tanti dei nel senso tante proposte culturali, siamo in un mondo multietnico, andiamo verso appunto un mondo globalizzato. E niente, noi siamo in mezzo qua e dobbiamo dialogare con gli altri, accettare questa situazione. Altri dicono no, bisogna fare la battaglia culturale, ci sono dei valori irrinunciabili, bisogna scendere in piazza, manifestare pubblicamente. Ecco, adesso io non voglio
dare una risposta a questo. L'incontro di oggi vuole cercare di rispondere a questa domanda interrogando la storia, i primi secoli del cristianesimo. Perché è importante interrogare la storia? Perché tante volte la nostra debolezza è dovuta, la debolezza nell'immaginare il futuro è dovuta a una debolezza nelle nostre radici. È importante conoscere la nostra storia e poi perché sicuramente, come accennavo, i primi secoli del cristianesimo hanno un'analogia profonda, hanno perlomeno un'analogia con quanto sta accadendo oggi. Chiaramente la storia è sempre diversa, quindi non si ripete niente, però ci sono alcune cose che si possono ritrovare. La domanda a cui vuole rispondere il libro che oggi presentiamo è perché il mondo antico si è convertito al cristianesimo. La prima risposta che Bardi dà è la grazia. La conversione è soprattutto opera della grazia di Dio. E in effetti è vero, c'è una frase di Gesù che mi ha sempre colpito, che dice: quando avrete fatto tutto ciò che potete fare, dite che siete servi inutili. Cosa vuol dire? Che io posso fare di tutto per convertire un altro, però c'è un ultimo punto per cui io non posso fare niente, che è la sua libertà e il fatto che la conversione è ultimamente opera della grazia di Dio. Bardi cita la conversione di San Paolo. San Paolo più volte nel Nuovo Testamento racconta la sua conversione, e rimane un mistero questa luce accecante che l'ha abbagliato, l'ha scalzato da cavallo. E è una cosa, questo mi sembra molto importante, perché c'è in questa prima constatazione che la conversione è un'opera della grazia, c'è una grande pace. Io faccio il missionario di mestiere e allora se non riesco a convertire delle persone ho fallito, no? Cioè, la conversione è opera della grazia di Dio. Vabbè, a questo punto l'incontro potrebbe essere finito, ci andiamo, perché allora potremmo fare un momento di preghiera così. Però è singolare il fatto che la Chiesa abbia scelto come patrona delle missioni una suora di clausura, Santa Teresa di Gesù Bambino, entrata in monastero a 16 anni, morta a 23, apparentemente sembra proprio il contrario della missione, no? Invece offrendo la sua vita e pregando ha convertito un sacco di gente. Allora, il primo punto che l'autore ci dice è: la conversione è opera della grazia di Dio. Però con la grazia collaborano spesso una molteplicità di fattori umani. E allora qual è, secondo Bardi, il primo punto più importante per cui il mondo antico si è convertito? C'è una prima parte che adesso io sorvolo, perché i filosofi non hanno convertito il mondo antico. E ecco, ma io mi soffermo di più proprio su questa parte. Che cosa ha portato alla conversione al cristianesimo? E la prima cosa che ci dice è l'incontro, cioè l'incontro con delle persone, l'incontro con Cristo. E da storico sembra veramente una risposta banale, eppure questo qua è il fattore più decisivo. È forse in questo modo che durante i primi due secoli all'incirca il cristianesimo conquista la maggior parte dei suoi fedeli. Ogni credente è necessariamente un apostolo. Dall'istante in cui ha trovato la verità non ha riposo e pace, prima di aver fatto partecipare alla propria felicità i membri della famiglia, gli amici, i compagni di lavoro. Se voi ci pensate bene, che cos'è il Vangelo? E alla fine il Nuovo Testamento, una serie di incontri. Soprattutto
I Vangeli sono una serie di incontri, cito solo quello della Samaritana, no? Che conoscete tutti, incontra Cristo, poi va dai suoi concittadini, quelli per la sua parola vanno da Gesù e poi dicono: non è più per la tua parola che crediamo, ma perché abbiamo visto. Allora, questo è veramente un punto su cui penso ci dobbiamo un attimo soffermare. E tante volte nelle parrocchie, anche nelle diocesi, dice: la gente non viene più a messa, quelli che vengono a messa hanno da 60 anni in su, che cosa facciamo? Organizziamo dei corsi per formare degli evangelizzatori, facciamo delle riunioni per capire cosa fare, poi si organizza quello che si deve fare e partecipano 4 persone. Ecco, Bardi ci dà una risposta semplicissima: dobbiamo incontrare la gente. È qualcosa di banale, elementare, è possibile a tutti, è così banale che non se ne parla quasi mai. Dunque il cristianesimo nei primi secoli si è diffuso di bottega in bottega, di porto in porto, di casa in casa, nelle carceri, nei mercati, nei tribunali. Ho trovato anche un altro autore, Amman, La vita quotidiana dei primi cristiani. I primi messaggeri del Vangelo sono oscuri venditori ambulanti dell'Asia Minore, che trasportano e vendono tappeti e spezie a Marsiglia, a Lione, a Cartagine e a Alessandria. Molti missionari furono sacerdoti, questo è un tema per noi molto vivo, perché vediamo la crisi del sacerdozio che è molto profonda in Occidente. Ma la maggioranza di essi fu laica. Il cristianesimo si allargò a macchia d'olio e arrivò penetrandovi nell'ambiente familiare e nei centri di lavoro. Predicazione modesta, fatta non pubblicamente, all'aperto sulle piazze o sui mercati, perché non si poteva, ma in sordina, quasi bisbigliata all'orecchio, con parole scambiate sottovoce nell'ombra del focolare domestico. Nessuna parola è più esatta di quella usata da Tacito e da Plinio, contagio, per caratterizzare la nuova religione e la sua propaganda, che si svolge sussurrata dalla sposa al consorte, dallo schiavo al padrone e da questo allo schiavo, dal cliente al calzolaio nel segreto della bottega, come provato dalle testimonianze che ci sono pervenute. Allora, a questo punto penso che sia veramente decisivo e da riconquistare. Io adesso ho iniziato a fare il parroco a Torino, ho iniziato da poco, da ottobre faccio il parroco in una parrocchia in centro a Torino dove la cristianizzazione è fortissima. Pensate solo che, per dire un dato, nel 68 c'erano 100 preti in seminario, prima del 68. Dopo il 68, di quell'anno lì, in un anno solo erano in 100, me l'ha raccontato uno che poi è uscito dal seminario. Dopo il 68 ne sono rimasti 3, di questi 3 nessuno è diventato prete. Dopo questo crollo, diciamo, il clero non si è mai più ripreso. Basta dire che in una diocesi che ha più di 2 milioni di abitanti, i sacerdoti sotto 40 anni sono una quarantina. Quindi in giro di 10 anni la metà delle parrocchie verrà chiusa, accorpata. Quindi, allora tu arrivi in un posto così, anche la gente che frequenta la mia chiesa, e sono particolarmente anziani, che cosa fai? È una cosa banalissima, incontri la gente, incontri le persone. E sapete la cosa di cui più le persone sono colpite? Che alla fine della messa ci fermiamo a salutarli. È una cosa proprio banale, no? Che poi io per temperamento non farei neanche, che un po' è una delle cose che mi colpisce di Papa Francesco, no? Questo suo desiderio di incontrare le persone, che passa a salutare uno a uno, no? E la gente si sente voluta bene.
E allora, diciamo, si predispone anche ad accettare quello che gli dice. Anche Papa Francesco, all'inizio dell'Evangelii Gaudium, dice proprio questo: non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo. E anche qua si vede anche l'unità tra quello che diceva il Papa prima e questo, perché si sottolineano spesso tutte, cioè si mettono uno contro l'altro, però bisogna anche saper vedere la continuità. È questa parola, questo punto che Papa Francesco riprende da Benedetto XVI. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica, una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. E anche quello che ci ha detto il Papa sabato, mi sembra che l'ha centrato proprio su questo. Tutto nella nostra vita, oggi come al tempo di Gesù, incomincia con un incontro. Allora, riscoprire la bellezza dell'incontro, dell'incontrare le persone. Voglio fare un altro esempio. Adesso ho fatto l'esempio della mia parrocchia di Torino, no? È molto importante, io ho un gruppo di 20 giovani, 15. E se io dico, vabbè, cosa sono rispetto alle centinaia che si ubriacano ogni sabato sera intorno? Sono pochissimi, però inizio a seguire quelli, poi arriveranno altri, no? Noi, la Fraternità San Carlo, ha aperto circa 10 anni fa una casa in Repubblica Ceca. Siamo stati chiamati dall'allora Cardinale Volk, il quale poi è un sant'uomo, è stato anche perseguitato duramente, veramente un sant'uomo, però nell'organizzazione poi della diocesi faceva un po' acqua, e lui ci ha chiamati lì e poi dopo non ci ha neanche dato un incarico. Noi abbiamo avuto per 9 anni una casa senza una parrocchia, senza un incarico, senza niente, e siamo stati lì lo stesso, almeno i nostri che sono stati là, ecco, sono stati bravi a rimanere. Infatti non ci credevano neanche quelli che, diciamo, l'entourage della diocesi ci avrebbero dati per spacciati dopo pochi anni, invece siamo rimasti. E sono partiti con 7 ragazzi che avevano incontrato in un'università, il primo incarico che gli aveva dato il vescovo. Così proprio andando in mezzo all'università. Sono partiti con questi 7 ragazzi. Allora, tenete conto il livello di scristianizzazione della Repubblica Ceca. È 5 generazioni che lì le famiglie sono divise. Da noi è una generazione. Quando io ero piccolo, nella mia classe c'era uno solo che aveva i genitori divisi, era guardato come il caso gravissimo. No, tutti ne parlavano. Adesso se trovi 2 che sono rimasti insieme dici, vabbè, un bel miracolo. No, lì è da 5 generazioni che è così. La scristianizzazione è totale, adesso ci hanno dato una parrocchia. Quanti è che sono le persone che vanno messe in questa parrocchia? 20 persone. Se vai nella cattedrale è un museo completamente, una cattedrale bellissima, è un museo. Allora sono partiti lì con 7 persone, sono stati con questi altri, hanno incontrato altri, adesso hanno una comunità di 150 giovani, che quando è andato il vescovo ausiliare a dire la messa lì da loro, ha detto, ma qua siamo in Repubblica Ceca, è una cosa assurda. Allora, questo era proprio per fare l'esempio, come si è sviluppato questo senza una parrocchia, senza una struttura, senza niente, puramente perché queste persone, incontrando loro, hanno desiderato fare la loro vita e invitano le altre persone che incontrano sul lavoro. Adesso uno di questi, veramente 2 sono entrati in seminario, uno vive con me per 1 anno e lui faceva un lavoro normale, era lontano dal cristianesimo, ha incontrato uno di questi, si è convertito e poi è entrato in seminario. Allora, il primo punto su cui veramente dobbiamo porre la nostra attenzione, che ci aiuta a guardare Barthi, è questo, che il cristianesimo, se